bigliettino da visita in video. Associazione Solidae Ollus è un'associazione di volontariato nata in Istat 10 anni fa e si occupa principalmente dell'infanzia abbandonata e persone in difficoltà, soprattutto anche anziani. Ecco, chiarissimo. Allora, intanto la presenza vostra qui stasera è tra le più meritorie e giustificate tra tutti quelli che abbiamo intervistato, senza togliere nulla a nessuno naturalmente, ma sicuramente voi siete veramente il fiore all'occhiello di questa serata. Allora, qual è il senso della vostra presenza qui stasera, proprio nel merito della serata? Farci conoscere al di fuori dell'Istituto Nazionale di Statistica come associazione, in modo tale che possiamo continuare a crescere come stiamo cercando di fare negli ultimi 10 anni, perché dai piccoli interventi iniziali siamo arrivati ad avere 2 progetti, uno in Italia e uno all'estero, in Senegal, abbastanza importanti. In Italia abbiamo questo progetto che sta nascendo da pochi mesi a Fiumicino, dove si cerca di creare una struttura adatta ad accogliere famiglie e persone in difficoltà e soprattutto donne e bambini che vengono a trovarci vittime di violenze anche all'interno della famiglia. Quindi è un progetto abbastanza, diciamo, non solo interessante ma anche importante secondo noi. Importantissimo il fatto che siate qua, questa sera sarete tra i destinatari della beneficenza. Esatto, esatto. E speriamo di riuscire a realizzare questi che sono sogni, perché noi diciamo sempre che finché si sogna da soli è un sogno, quando si sogna insieme diventa una realtà. E noi ci uniremo a questo sogno grandissimo e meraviglioso. Io intanto vi ringrazio e andiamo a sentire Irene Pivetti.